Domenica delle Palme, una grande festa per la Chiesa, anche se ci prepariamo a celebrare la Settimana Santa con tanti riti, chiaramente passando attraverso la passione del Signore, la sua morte, ma per giungere alla risurrezione. Ma oggi è un giorno di festa ed è un giorno per augurarci la pace con i rami di ulivo che verranno benedetti. Deve essere questo il nostro augurio, pace per tutte le nostre comunità, pace per l'Ucraina, pace per il Medio Oriente, pace in tutto il mondo, pace nelle nostre famiglie. E poi la nostra parrocchia è in festa perché accoglie per la prima volta Sua Eccellenza l'Arcivescovo Monsignor Biagio Colaianni. È un grande momento storico, lo accogliamo con gioia, desideriamo camminare con Lui, lasciarci guidare da Lui e fare cose secondo il cuore di Dio. Caso di dire proprio in questo giorno di festa, Domenica delle Palme, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Accogliamo il nostro Arcivescovo Monsignor Biagio. Caro Padre, Eccellenza, Reverentissima, noi siamo stati subito contenti quando siamo stati raggiunti dalla notizia che il Santo Padre Francesco ha eletto lei come nostro arcivescovo dopo l'episcopato di Monsignor Giancarlo Brigantini. Quindi ci siamo organizzati, siamo venuti a Matera per la sua ordinazione episcopale. È stato un momento molto bello, intenso, ben preparato dalla comunità diocesana. E abbiamo colto anche tanti segni. Noi abbiamo alcuni amici a Matera e quindi ci siamo inseriti molto bene. Per esempio, siamo molto amici con la parrocchia di Maria Madre della Chiesa, quindi con Don Donato, Don Marco, infatti loro ci hanno anche ospitati nella loro sala per consumare il pranzo, perché e poi abbiamo fatto visita pure della bellissima città poetica e romantica quale Matera. E poi ecco il pomeriggio lì al Palasassi in un contesto di preghiera e di
dire anche fraternità, ritrovandoci un po' con i nostri confratelli materani. Poi sono venuto io come sacerdote e chiaramente un solo rappresentante per la parrocchia, perché purtroppo il santuario non poteva accogliere tutti, però so che la stragrande maggioranza ha seguito la celebrazione per televisione, quindi è stato un momento molto bello. Quindi grazie anche a tutti gli operatori che rendono possibile queste dirette. Bene, allora, noi abbiamo voluto questo momento prima del rito della commemorazione dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, che faremo sulla piazza insieme con i fedeli della cattedrale, quindi anche con la comunità. E adesso c'è Carlo che vuole dirle qualcosa. Mi ricollego alle parole del nostro parroco Don Luigi per darle il benvenuto nella nostra storica chiesa, nella nostra accogliente città, in una regione che non esiste ma resiste. Dalla vicina Basilicata porterà nel cuore i ricordi di un'amata terra e del suo popolo. Ma nella nostra regione troverà le dolci colline profumate di uva, la forza rude nei profili delle montagne ricoperte, purtroppo non sempre, di neve, l'energia spumeggiante del nostro ricco mare. Benvenuto nella nostra umile comunità, benvenuto nel centro storico, cuore di un'antica città, dove ancora oggi si possono apprezzare suoni, percepire odori, incontrare persone che scaldano il cuore. Non voglio rattristarla con gli inevitabili problemi che esistono, pochissimi bambini, molti anziani, spesso non autosufficienti, cittadini stranieri, anche di altre religioni, non facilmente integrabili. Ci impegniamo ognuno nel proprio ruolo, ma le nostre forze non sempre ottengono i risultati sperati. Ma non è questa la sede. Oggi dobbiamo festeggiare il suo ingresso nella nostra Chiesa. Chiediamo la sua vicinanza, la sua preghiera, la sua mano che ci sorregga nel camminare insieme nella luce del Signore. Così faremo anche noi per lei, e quando può lasci i suoi impegni e venga nella nostra Chiesa a celebrare con noi la Santa Messa. Pochi passi dalla sua abitazione e ci arrivi. Buon lavoro, Eccellenza, un vero piacere averla con noi. Grazie. Allora, intanto grazie dell'accoglienza, della partecipazione a questo momento che è dedicato un po' alla comunità che entra in comunione ancora più piena con il proprio vescovo. Bene, tante cose belle sono state dette da Don Luigi, da Carlo, e cosa dirvi se non che sono contento di essere qui. Quando sono stato eletto, capite bene che uno in un attimo si ritrova a pensare che la propria vita cambia e che si è chiamato a compiti che vedi non facilmente a misura della tua persona. Però poi, siccome siamo abituati, ci dobbiamo sempre più abituare a considerare quello che Dio fa nella nostra vita, e allora Dio è misterioso anche perché sorprende sempre gli uomini e il loro cuore, è capace di fare cose che non ci aspettiamo. Io l'ho sperimentato, che mi ha reso pastore di questa chiesa, è per me una sorpresa, ma mi affido alla grazia di Dio e al dono che Egli mi ha fatto. Sono consapevole di non essere perfetto e magari nemmeno troppo santo, per cui mi affido alla vostra preghiera. Sono uno tra voi con un compito e un ministero che Dio mi ha affidato. Assieme potremo portare avanti il nostro cammino di vita cristiana, ognuno per quanto e per quello a cui è chiamato. Importante è volgersi a Dio assieme. È Lui il protagonista delle nostre vite, è Lui che fa la storia. Pensate, oggi noi celebriamo un rito che è stato celebrato, come sapete, migliaia di anni fa. Vi dovete chiedere perché siamo qui. Probabilmente perché il Signore è stato capace di costruire nel cuore degli uomini
degli uomini, nella storia, è stato capace di costruire il rapporto con Lui. Questo è Dio, si inserisce nelle nostre vite per costruire assieme come suo popolo il bene. Di questo io sono consapevole. Sono consapevole che questa è la realtà che vivete. Siete buone persone, l'ho colto subito, mi sento a casa perché ho avvertito familiarità nei miei confronti. Sì, poi ci sarà pure magari qualche cosa che non va, come una buona famiglia, che qualche cosa non va, però nell'amore, nella fraternità, nella attenzione reciproca si riesce a superare ogni difficoltà. Io spero che il mio essere vostro pastore possa essere questo per voi. Poi, come già ho detto a Castel Petroso, il pastore è anche un po' come sono le pecore, che se le pecore sono disordinate, se ne vanno tutte per conto proprio, il pastore poi è affaticato nel rincorrerle tutte. Se invece il gregge è ben unito, ascolta la voce non solo del pastore, il bel pastore è sempre Dio, è chiaro che allora diventa un cammino più sereno, più facile, e se ci sono difficoltà si è capaci di superarle. Dio a ognuno di noi dà grandi doni. Ho ascoltato il canto all'inizio, voi sapete qual è il riferimento al brano biblico, te lo dico io, è Isaia 43, dove dice il Signore che noi siamo, dice il Signore, tu sei prezioso per me, ti amo. Ma voi ci pensate che noi siamo preziosi per Dio, ma non tutti assieme, l'umanità, sembra un mazzo di rami di ulivo dove non si capisce quali sono io, qual è ognuno di noi. No, Dio ci ama con tutto se stesso, ognuno in modo personale. Questa è la ricchezza che noi abbiamo. Avere un interlocutore che è Dio, che ci ama, ci mette assieme, ci fa fare i nostri percorsi di vita, nonostante ogni tipo di difficoltà. La Domenica delle Palme, in questo essere davanti a un Signore Gesù che viene glorificato, osannato, ma con la previsione per molti di ucciderlo e di vedere se mi dai quello che voglio, se no guai a te. Bene, noi siamo davanti al Signore per fare con Lui il cammino, che comunque è un cammino, iniziamo la Settimana Santa, che siamo consapevoli, ci orienta alla Pasqua. La croce è una parentesi che Gesù ha voluto vivere per dire a noi che le nostre croci sono una parentesi, ma il nostro cammino, se siamo preziosi per Lui, è un cammino di comunione eterna da vivere oggi e per l'eternità. Io vi ringrazio per il calore umano, comunitario, di fede che esprimete nei miei confronti. Quando ero in ginocchio, e concludo, ero in ginocchio e vivo ancora una cosa buona, per fortuna, la commozione davanti a Dio quando vivo le varie situazioni. Significa che non sono diventato un mestierante della fede e spero di non diventarlo della diocesi come pastore. E un po' avevo la commozione nel pensare, vedi, io non sono nessuno, voi non mi conoscete e non sono migliore di tanti di voi. Sì, sono stato eletto vescovo. E mi dicevo, ecco cosa la gente vede in me come vescovo. Vede Dio, vede la sua presenza, la sua vicinanza, la sua volontà che il popolo sia guidato, che sia condiviso con i presbiteri, che sia condivisa la fede e la gioia di essere cristiani e di dover annunciare al mondo intero, di qualunque cultura o religione si siano, dover annunciare questa nostra unione con Lui. Questo siamo tutti. Stamattina questa comunità, così come il vescovo, per come vi dicevo, questa comunità è il segno della grazia di Dio che raggiunge gli uomini, abita le loro vite, li mette assieme in fraternità per dire al mondo che Dio c'è ancora oggi. E nonostante l'abbiano ammazzato e lo continuano ad ammazzare in tantissime persone, in tante occasioni e situazioni, Dio ci ha a fianco perché fa il cammino con noi, perché siamo preziosi per Lui. Allora ognuno di noi si senta assolutamente pienamente amato da Dio. Voi pensate questo e concludo. Se nel mondo intero ci fosse soltanto, come ti chiami? Sì, Matteo. Supponiamo che il mondo intero non avesse più l'umanità, ci fosse un mondo intero, un universo intero solo per Matteo.
solo per lui. Gesù avrebbe fatto qualcosa di diverso? Sarebbe morto lo stesso, l'avrebbero ucciso lo stesso? Per dire che tutto è orientato al bene individuale e personale di ognuno di noi. Questi è Dio, riscopriamolo nella nostra vita come il nostro amante per eccellenza, come colui che ha dato la vita per ognuno di noi. E se ha dato la vita, veramente siamo preziosi per lui. Condividiamo dunque questa realtà che ci appartiene. Io vi ringrazio perché mi permettete di condividerla con voi come pastore di questa chiesa locale, particolare, ma capite che non è facile, Voi pregate per lui, lo vedo sempre abbastanza tranquillo, ma pure un po' affaticato, no? Voi immaginate un vescovo che ha un greggio un pochettino più grande di una parrocchia, ho bisogno della vostra preghiera e della vostra vicinanza. Poi una cosa, soprattutto di quella dei preti, che pure i preti devono pregare per il vescovo, sennò qua la cosa non funziona. Quindi grazie per la preghiera e l'accoglienza, grazie per voi tutti e sono contento di condividere con voi l'inizio di questa giornata di pace e di santificazione per tutti. Grazie ancora. Eccellenza, ci sono i bambini, non abbiamo molti bambini, però questi pochi bambini sono belli e preziosi, come appunto diceva, e vogliono farle un omaggio. Come vi chiamate? Mattia. Come ti chiami? Anita. Grazie. Lo abbiamo assieme. Ma scartatelo voi. Scartatelo. Ecco qui. C'è qualcosa scritto dietro. Allora aspetta, devo prendere gli occhiali. Mantieni un attimo, Mattia. Caro Vescovo Biagio, noi bambini siamo i più piccoli della parrocchia, ma con te cresceremo. Grazie di essere con noi, ti vogliamo tanto bene. Lara, Francesco, Asia, Tancredi, Mattia, Anita e Matteo. Grazie e anche io vi voglio bene. Poi troveremo il modo perché questo sia espresso di più stando assieme. Grazie a voi tutti. E un'altra cosa. È la chiesa di San Leonardo, quindi vi terrò sempre con me. Grazie. C'è un'altra cosa, questa è da parte dei bambini, li mettete dentro, bravi, aiutatemi per questa candela, non so perché c'è finita, ma non c'entra niente. Accenderemo vicino alla chiesa. L'accenderemo davanti alla chiesa. Allora, non è né pastorale, né mitra, né anello episcopale, perché credo va ne bene ha, così, ne ce, ha ne ho, avuti. Ce ne ho. Allora, intanto il biglietto, magari legge soltanto la frase che abbiamo scritto. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, eccellenza reverendissima, grazie di essere con noi in questo giorno memorabile con un augurio di pace e di prosperità. Cammineremo assieme, Don Luigi e poi le famiglie della comunità. Grazie. Ecco qua. Oh, opla, aprite. Questo non c'è più niente. No, c'è pure un'altra cosa. Un altro dei bambini, vieni qua. Uno, vieni qua. Vieni qua tu. Vieni. O Mattia, dai, uno dei due. Vieni, non vi preoccupate. Uno tiene una cosa e uno un'altra. Poi mettiamo tutto dentro. Allora, no, apriamo prima questo perché si parte prima da questo. Da questo. Allora. Mantieni. Mantieni. Qui ci sono le sue iniziali. Ah, grazie. Sì. BC. Che quando ho visto che veniva a Campobasso mi sono detto hanno messo pure il mio nome e cognome sul mio episcopato con la Ianni Biagio. Campobasso era CB una volta mi pare, no?
Quindi con la Gianni Biagio mi identifico, mi sono subito identificato. Sì. Allora, eccellenza, un kit di timbro con il suo nome, le sue iniziali per il sigillo con la cera lacca, il tampone per l'inchiostro, sì. E poi ci sono i biglietti da visita. Grazie. E naturalmente qui ci sono tutti i biglietti che potrà utilizzare e c'è anche il portabiglietti. Hai pensato proprio a tutti. Con sempre il suo nome scritto. Sì. Lo utilizzerò per le grandi occasioni, perché se dovessi darvi un biglietto a tutti ci vuole una tipografia intera che lavori tutta la settimana. Grazie. Ecco qui. Questi sono i timbri. Mi metto un timbro in fronte? No, sulla mano? No, che dite voi? Rimanete? No, è meglio di no, va. Diciamo così, anche allora, perché poi rimane l'inchiostro. Poi questi glieli facciamo recapitare in curia, perché lei adesso ha la celebrazione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Come ti chiami tu, la più piccolina? Tu. Come ti chiami? Clara, è vero, me l'hai detto prima. Clara, mi porti un ramoscello di ulivo, per favore? La sì, quello che c'è tu. Però è quella bimba. Lo so, ma lei non può venire. Vieni, Clara, vieni. Lara. Lara è lei, no. Lara è la piccola. Lara è lei. Ah, Lara. Grazie, Lara. Così la pace sia per tutti quanti noi. Grazie. Continuiamo con la celebrazione. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie. Grazie. Opa. Thank you.